Vado? Allora, la partecipazione a questa Final 8 per noi è un motivo di grande orgoglio, perché chiaramente per una serie di motivi. Il primo che si tratta comunque di un appuntamento e di un obiettivo non iniziale, quindi come tutte le cose conquistate un po' a sorpresa hanno sempre un sapore speciale. La seconda che riflettevo sul fatto che comunque in questa finaletta partecipano su 8 squadre, 6 squadre che disputano la Coppa e tranne noi Cremona, che è la detentrice, che comunque negli ultimi anni è stata protagonista del nostro campionato. Quindi credo un motivo in più per essere orgogliosi di essere a Pesaro e di avere la possibilità di affrontare questa manifestazione con tutto l'entusiasmo e, come ho già detto nelle settimane precedenti, anche con tutta la leggerezza possibile, dove è chiaro che però cerchiamo di fare il massimo con l'idea di affrontare una partita alla volta e quindi mettendo grandissima concentrazione adesso sulla prima partita, che è quella di Brescia. Prego. Ah, penso di sì, penso di sì, penso di sì, perché comunque vincere e mettere in bacheca un trofeo è sempre qualcosa di importante, considerando le partecipanti, significherebbe fare 3 vittorie di spessore e quindi direi decisamente sì. No, ripeto, sono contento, però al di là dell'aspetto personale, sono contento per la società, sono contento per la squadra, perché alla fine è qualcosa che abbiamo conquistato tutti insieme e quindi credo che, anche sentendo un attimo il numero dei tifosi che ci seguiranno, credo che è una soddisfazione importante per tutto ciò che è Fortitudo, ecco. Quindi essere a Pesaro, ripeto, è veramente motivo di grande soddisfazione. No, ci stiamo allenando, chiaramente è una settimana un po' particolare perché giocando di venerdì chiaramente qualcosa deve per forza di cambiare. Siamo ritornati in palestra già da lunedì, proprio per avere un giorno in più per preparare questa partita. Sappiamo che affrontiamo una squadra importante, una squadra che comunque è stabile alle spalle del duo Virtus-Sassari, è una squadra che sta dimostrando tutto il suo valore e probabilmente di quelle affrontate qui in casa la squadra che ci ha messo più in difficoltà. Ecco. No, ma noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, quindi di fare una buona partita, una partita solida. Ripeto, sappiamo che Brescia è una squadra importante, una squadra che ha un impatto fisico notevole, ha talento, ha centimetri, ha lunghe rotazioni. Noi dobbiamo fare il nostro massimo per non avere rimpianti a fine partita e poi vedremo di che partita verrà fuori. Ecco. È inutile parlare, cioè è una manifestazione che va vissuta così, non è inutile guardare più in là di quello che puoi fare. Ecco. Adesso pensiamo a Brescia e vediamo che cosa riusciamo a fare contro di loro. Sì, io credo che poi alla fine le squadre, io guardavo la classifica, nelle ultime 10-15 giornate non ci sono stati dei cambiamenti sostanziali, quindi personalmente non credo molto al Pesaro
periodo di forma, periodo poi soprattutto per una kermesse così dove in 3 giorni ti giochi tutto, è uno di quegli eventi in cui puoi resettare, è uno di quegli eventi in cui sai che ti giochi tutto e tutti partono allo stesso modo, chiaramente considerando poi i valori assoluti che quelli restano. E questo è positivo. Sì, speriamo che continui, perché sicuramente delle 8 siamo quella la più outsider. Allora, va bene, sulla prima abbiamo detto, ecco, quindi sicuramente delle 8 partecipanti, l'ho detto prima, siamo quella la più sorpresa, ecco, quindi mi auguro che ci sia questa cabala della sorpresa, ecco. Per quanto riguarda il discorso delle 3 partite, è chiaro che giocare 3 partite in 3 giorni non è semplice, non lo è per nessuno. Probabilmente chi gioca le coppe quindi ha un'attitudine a giocare più partite all'interno di una settimana e soprattutto ha un atletismo diffuso all'interno del roster, magari è più facile. Però poi credo pure che alla fine sono partite in cui le motivazioni possono andare a compensare quelli che sono i valori, diciamo, oggettivi, ecco, atletismo, profondità di roster. E l'ultima, sì, il mio augurio che potendo contare su un nutrito contributo sugli spalti dei nostri tifosi, riusciamo, ecco, a fare una partita solida, una partita casalinga, dai, una partita da paradosso. No, no, ma sì, però è chiaro che l'opzione mettiamo i piedi nell'acqua e cresciamo, ci facciamo più grossi non è contemplata. No, è che no, noi dobbiamo fare, noi sappiamo che quando giochiamo con squadre di questo livello dobbiamo fare tutti uno sforzo in più, perché è chiaro che, ripeto, parliamo di una squadra che nell'ultima partita ha giocato con Abbas da 2 e Moss da 3 e Vitaly Plemé, cioè sono 3 giocatori di 2 metri, e quindi però ci è capitato anche di battere Milano, di competere con Venezia, e un po' le fisicità sono quelle. Nulla di particolare, dobbiamo solamente mettere più attenzione, lottare, spingere, ripeto, perché la differenza, il gap fisico c'è e rimarrà, non, da questo punto di vista avremo poco da fare. Dobbiamo essere solo più attenti, perché proprio perché c'è una differenza, faccio un esempio, situazioni di rimbalzo, fare un buon tagliafuori, farlo nella maniera giusta, nei tempi giusti, diventa fondamentale, soprattutto quando c'è il rischio che in ogni posizione avremo dei mismatch a sfavore. Ho risposto ampiamente. Ho risposto ampiamente.
No, secondo me è difficile trovare una favorita, ecco, perché lo dicevamo prima, è comunque una kermesse dove spesso ci sono delle sorprese, è difficile. È chiaro che oggi le squadre Virtus e Sassari hanno dimostrato di avere qualcosa in più per regolarità all'interno di questo campionato, però ecco, parlare di una favorita in questo momento faccio fatica. Ma la chiave è sicuramente l'impatto difensivo che riusciremo a avere, e questo va a prescindere un po' dalle caratteristiche delle due squadre, dalla capacità in attacco di muovere la palla, che è una cosa che quando riusciamo a fare ci dà chiaramente tanti benefici, ma soprattutto ecco, una partita regolare sull'arco dei 40 minuti, perché affrontiamo una squadra che perdona poco, ecco. Io riguardavo la partita dell'andata, la partita alla fine si spezza al terzo quarto dove concediamo 3-4 rimbalzi che finiscono con 3-4 tiri da 3 che di fatto rompono l'equilibrio della partita e poi è diventato difficile recuperare anche se ci abbiamo provato. Quindi è una di quelle partite dove non puoi permetterti di staccare la spina per 2-3 minuti, ecco. No, domani sera penso a preparare Brescia, sono concentrato su Brescia e vinca chi deve vincere, ecco, non pensiamo a noi senza disperdere energie e concentrazione su quello che fanno le altre. Domani. Eh sì, la mattina. Tutte le squadre hanno 3 quarti d'ora a disposizione. Sì, per conoscere, sì. Sì, il giorno della gara.